E che lavoro fai? Racconto. Racconto? Che borrisce del racconto. Racconto. Fammi capire. Racconto storie, favole, la vita di certe persone. Da bambini ci chiedono cosa vorresti fare da grande. Mio figlio a 4 anni voleva fare il vescovo, sposare una bimba dell'asilo e tagliare l'erba. E se gli spiegavamo che il vescovo non si sposa e non taglia l'erba, lui diceva, ma io faccio come voglio. A viaggiare la marchesina Maddalena di Canossa. Sta andando in chiesa. Il cocchiere le porgerà la mano e la aiuterà a scendere. C'è un foglio su cui ho copiato una canzone che canta la Mannoia, però l'ha scritta una mia amica. Giro tondo di mattina, Eleonora la più piccina. Bonifacio guarda in su, dai un bacio a chi vuoi. Era un uomo a cui voglio tornare. Andare e decidere di raccontare la vita di Maddalena. Però in casa, senza saperlo, avevo 3 sue biografie. Mi aspettava. Era già così vicina a questa scatola dove ci tengo le cose che per me hanno valore. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa a te. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta.